Questo programma è offerto da Antica Forneria Cancelle di Manfredonia, Azienda Agraria Fiore, Balconi, Petto di Pollo Nazionale Brunello, Mozzarella Fresca Cordisco, Fiscante Panificio in Casanova Monterotaro, Pepsi Cola, Mozzarelle Fresche La Gioiosa di Puglia, Prosciutto Cotto Parma Cotto, Zumo Sol, Permuta Ananas, Pernigotti, Tamma, Preparato per Risotto, Tutto Gelo. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, è stravaganza, sarò sempre in minoranza, non è importanza, è stravaganza, stravaganza, se per te non è un problema, mi voglio stravagare, io non sono come te. Cristina è andata a Međugorje! No, abbiamo cambiato la presentatrice. Ah, cioè non è Cristina che ha avuto un miracolo. No. Abbiamo cambiata. Io spero. No, che non sei Cristina, però rossa è rossa. No, però lei è naturale, però non è tinta, bisogna Cristina fare la distinzione. L'ho massacrato ancora una volta. No, Cristina, non ci manchi per niente. Oh, che bello! Oggi è il primo giorno d'estate, infatti piove. No, ma infatti vedi, mi sono attrezzato perché visto che c'era un sole che spaccava le pietre e mi stava accecando, ho messo gli occhiali da sole. Cioè, tutti qua con questi occhiali da sole sembrate Trainspotting praticamente, sì. No? Un gruppo di tossici che si stanno disintossicando. Oh, vabbè, Piero, pensata. Oggi io sono ospite di me stesso, quindi presenta tu. Certo, oggi lui è ospite di se stesso perché presentiamo finalmente il nuovo singolo, il nuovo video di Michele che figata pazzesca, è incredibile, sesso, soldi, social, e abbiamo qui degli ospiti, però scusate, guardate, siamo in diretta, però non fa niente, e là c'è una poltrona. No, allora doveva venire il professore, solo che visto che ogni volta che dobbiamo fare una cosa non ci viene mai. Professore, ci hai fatto il buco in professore! Testa? Professore! Eccomi qua, ragazzi! Qui, ragazzi! Ma sono tutto per voi! Vestito da Gio Di Maggio! No, Gio di Giugno! Di Giugno, scusa, ho sbagliato un po'. Salve, ragazzi! Sono qui per voi e per Miss, giustamente. Perché, come si chiama lei? Jessica Solimando. Jessica Solimando, la nuova presentatrice fino alla fine del mese, perché ormai Cristina abbiamo Sì. No, non torna, che? Ma avevo detto che non tornava, mo. Aveva detto io vado a fare un viaggio della speranza a Lourdes. Ho detto è già deve tornare per forza. Assolutamente, sì. Vabbè, Cristina, ti aspettiamo con grande gioia. Nel frattempo ci teniamo Jessica Solimando, che insomma fa anche la sua bella figura e ha fatto una bella figura anche nel nuovo video. Infatti allora, non è qui a caso. Non è qui a caso, esatto. È qui perché insomma insieme a voi, insieme a me. Sì, ma non abbiamo presentato i due producer. Fare un preambolo da presentatore una volta. Visto che sono vestito da presentatore. Posso concedere questa defaianza per il fatto che ha la maglia degli Iron Maiden, quindi... Esatto, ma io volevo fare una presentazione proprio in grande stile. E comunque, oltre al fantastico, meraviglioso professore, non c'è l'applauso perché sta un gruppo di sordomuti dietro le telecamere, non riescono a fare. Ecco, bene. Abbiamo con noi un grande ritorno che è quello di Gian. Oh, che bellissimo Gian. Racconta un po' di casa con me. Perfetto, da casa con me avete capito che lui è di San Severo. Bassano del Grappa. San Severo. In Canada. È una grande città. San Severo è una grande città. Però tanta brava gente. Sono assolutamente d'accordo. Però io ci tengo a presentare il nostro pitbull, perché vedi, cioè... Sì.
No, perché registra? Lui è uguale a Pitbull, infatti. È vero, non a caso, è il producer di questo pezzo che è entrato a far parte della squadra del Fear Machine Studio, della Crew, noi la chiamiamo Crew più che squadra. Crew. No? Crew è ancora più divertente, poi i rapper oggi si usa così, lui è Marco Vocale. Benvenuto! Buonasera a tutti. In arte Marco Vox, DJ e producer già da vengo da Milano. No, benvenuto. Perché tu da Milano, perché il cognome Vocale mi sembra che abbiate grasso proprio quella zona là, vero? Vengo da San Severo e... Con piacere, con la macchina. Vengo con la macchina. Certo, fantastico. Allora, loro due ti hanno prodotto, l'Escus che ha fatto in tutto questo? Allora, lo posso dire? Sì. Prego. È la mia stylist. Ah, è la tua stylist. La mia stylist che ovviamente, vabbè, a parte... E di questo il momento a parte la mia maledico stylist, di non avere i capelli. Ecco, a parte la mia stylist, infatti quando ho messo la foto tutti quanti non è che hanno detto bello il taglio, bella la parrucchiera, quindi sì, non lo so. Però, diciamo... nel senso, no, a parte questo, vabbè, siamo grandi amici, ha fatto, insomma... piacere averla anche nel video, insomma, di Sesso Soldi Social, ci siamo divertiti un sacco. Dove sei messo? Scusa, devo dire la verità, che alza la mano. Posso dire una chiacchierina? Tutto quello che vuoi. Allora, da quanto tempo lei è la tua stylist? Da qualche mese. Ecco, tu prima assomigliavi un quadro a me, da quando hai conosciuto? Sono vero, vero. Vi ho cambiato Jessica, completamente il look. Sei diventato... No, è vero, no? Comunque devo dire che dopo che ho ricevuto varie, insomma... manipolazioni. No, vari contatti, non lo posso dire, nel senso, no. Mi hanno fatto i complimenti a vari esseri di sesso femminile, insomma. Comunemente chiamate ragazze. Il successo con le donne di Michele deriva da lei. Sì, dal taglio, sì. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, dicono. Solitamente la mamma, in questo caso la parrucchiera. La parrucchiera. In diretta, una grande notizia, ragazzi. Una grande notizia? Sì. Qual è? Tutti quanti non l'hanno mai saputo. Oh, che cosa? Ma Michele è mio nipote. Ma fantastico, cioè, tipo sono tuo padre. Ma fantastico. Mio nipote. Vabbè, allora facciamo la scena in cui tu glielo dici, no? Michele, sono tuo zio. Michael, je suis, io sono, ton oncle. Te l'ho detto in francese, tuo zio, ton oncle. Oh, mo fai l'esclamazione in francese, ulala! Ma fantastico! Le uniche tre parole che so in francese sono baguette, champagne... E basta, basta, la terza non la vogliamo sapere. No, croissant. Ah, okay. Croissant. No, perché hai capito? Cioè, no, niente. Cosa pensavi stessi per dire? No, niente di che, sono io che sono... molto malizioso, comunque ha recitato benissimo, quasi quanto Sara Meriberice, la sua espressione di stupore. Oh, raga, la sfotteremo per sempre. No, però secondo me, cioè, come attore, ragazzi, a livello di Cristian Agnelli. Assolutamente. Sì, ragazzi, Cristian Agnelli di prima, infatti la scena che avete visto è quella che abbiamo preso per prima, perché l'abbiamo ripetuta 2-3 volte, ho detto no, ma la prima è stata troppo... naturale, certo. E quindi abbiamo voluto prendere... Allora Michele, io direi una cosa, sovvertiamo ogni ordine, sì. Facciamolo vedere subito il video, anche perché sì. Dopo ci sono un po' di chicche, sì, vediamo il nuovo video di Michele, Sesso Soldi Social, tranne la prima parte perché c'è un demente che ha rovinato il video, vediamo. È il matrimonio del secolo e io sono l'unico inviato ad esserci. Kim sposa Donald. Ci sono soltanto io. A voi la linea. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per celebrare questo grandissimo matrimonio tra Donald Trump e Kim Jong-un. Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre. Andate in pace. Oh, raga! È uscito il nuovo video di Michele Bonfitto, quello col professore. Che so che è uscito, il nuovo video di Michele Bonfitto. Che so che è uscito. Un video di Michele Bonfitto. E che cazzo me la frega a me? No! Calma, stiamo calmi. È sempre Forza Foggia. Sì! Apro i social, non ce la faccio. Solo Calcutta, politica e calcio. Al quarto cocktail forse ti piaccio. Testa rovesciata Cristiano Ronaldo. Fate la guerra solo su YouTube. Missili, Trump, Kim Jong-un. Mangi al Mac, poi fai footing. Compri le views come i voti di Putin.
passata anello d'identità. Non mi fanno suonare nella mia città. Faccio incazzare gli intellettuali, ma non sbaglio congiuntivi come Alessio. Non sono un rapper adatto per voi. Io per la Rai non sono The Voice. Vuoi fare trap? Sei solo biondo. Altro che Eminem, sembri Malgioglio. Sui tacchi come un bisonte, frequenti vivi minchia, market, monte. Sto paranzato sul lettino, sulla straia, sotto il sole del Gargano. Vedo fighe in acqua G, cammino sul beat. E mentre tu buffone fai commenti da coglioni, mi faccio un bel caffè al volo. Io le reazioni le ho solamente la notte. Ma fa che stare di reaction. Cosa ne pensa del matrimonio di Trump e Kim Jong-un? Matrimoni falliti, non durerà più di 2 mesi. Quindi poi celebrato da padre Quill, padre professore, quando può durare Quill? Un po' durare. La sacra rota già l'annullato. Okay, sì. Quindi è già annullato, è già quindi annullato. Per poi lei... faccio dell'invidere, era proprio brutto. Era proprio brutto, quindi. Era proprio scafute, vedo. Cosa ne pensa di Michele Bonvitti invece? Michele Bonvitti credo che quel video che mi abbia fatto vedere non faccia tanto successo. No. Fallirà anche lui. Va bene, ok. Applausone, fantastico! Io mi sono divertito moltissimo e poi la cosa più bella è che ogni volta che lui fa un video mandano i messaggi a me e i messaggi sono stati due: uno, trescissimo e fighissimo, mancava solo levissimo, e due, ma sta roscia ne ha niente, cioè chiedevano a me che l'ho conosciuta oggi, pensate un po'. Allora visto che abbiamo la roscia qui, com'è stato fare l'interprete, la comparsa e soprattutto una delle persone più guardate del video dopo il professore, che è il più sexy di tutti, ovviamente. È stato bellissimo, soprattutto perché è un mio amico, ha chiesto questo favore e stare lì per lui è stata la cosa più bella. Poi dai, è stato quello divertente, l'atmosfera. Sì, vabbè, certo, è stato bellissimo. Poi, essendo una grandissima famiglia, ci siamo divertiti, cioè tra risate, tra una cosa e un'altra, è stato fantastico. Poi, al di là del video, non esatto. È difficile divertirsi, infatti. Cioè. Assolutamente, sì, quindi chiunque. Bella esperienza, sì. Da ripetere, perché lì da ripetere, certo. To be continued, quindi ci sarà anche lei in un secondo. Sì, ma adesso mo siamo usciti il sequel, allora posso dire la verità, abbiamo messo continuo, però non ci abbiamo ancora pensato sto fatto. Nel senso, allora, siamo sicuri che secondo me un sequel ci sarà. Ma sono sicuro anche io. Ci stanno le idee, solo che abbiamo bisogno di tempo per svilupparle. Esatto. Assolutamente. Ma questa produzione è durata esattamente un periodo di 60 giorni, cioè quello che noi stiamo vedendo in 3 minuti è stato massacrante sul punto di vista di produzione. Beh, anche perché insomma io penso che non sia stato facilissimo, lui è bravissimo, però a rappare per la prima volta penso che sia stato un po'... Allora voglio sentire dalla parte del produttore, dalla parte del rapper ormai, ecco, com'è stato, se c'è stata una difficoltà o no, professore. E com'è stato rappare? Innanzitutto quando rappi sembri Caparezza. Com'è stato rappare? Ma io
Come è stato reparto? Io sono io e basta. Io reppo, faccio il caffè, faccio tutto quello che volete. Poi quando hai detto proprio la frase Meru, cioè quella, lì, era quella è proprio tua. Dal cuore, proprio. Sì, dal profondo. Le parole del cuore. Tu lo sai che oramai quando qualcuno dovrà mandare a quel paese qualcun altro, Foggia penserà a te, no? Certo. Già mi io l'ho già utilizzata detto. Quella frase per diverse persone, quindi insomma. È una cosa bellissima. Invece, com'è stato far reppare il professore? Ecco, esatto. Posso dire che è stata un'esperienza molto costruttiva, molto stimolante, per quanto potrebbe sembrare anche un po' scontata, però in realtà, allora, con il professore siamo partiti da zero. Però forse è stato proprio questo la cosa più bella, perché siamo partiti da zero con una persona che è comunque già un attore avanzato. Il professore sappiamo bene che al bar ovviamente fa i suoi video, svolge la sua attività da YouTube, e quindi questo già di per sé lo ha trasportato in un altro mondo. Poi in studio ovviamente sotto la supervisione mia e quella di Michele, che comunque avevamo già tutto pianificato, ci siamo messi piano piano con il professore e l'abbiamo cominciato a far rappare. Abbiamo fatto un po' di prove, abbiamo passato un pomeriggio bellissimo, stupendo, a chiacchierare, discutere, e poi da cosa nasce cosa. Sicuramente posso dire che è stato un momento estremamente divertente, è stato il momento più divertente durante tutta la produzione, perché la produzione, obiettivamente, per un video che è solare, estivo, eccetera, però devo riconoscere una cosa, io e Michele, ma in primis Michele, sono 2 mesi di lavoro. Se l'altra volta su Purché finisca bene sono stati 5 giorni di guerra dove non abbiamo dormito nemmeno di notte, questa volta invece è stato molto più strutturato. Possiamo dire di aver cavalcato l'onda e aver fatto una produzione proprio in linea con le tendenze italiane. No, perché poi sai cos'è? Uno pensa sempre, scusami l'interruzione, ma faccio questo... Pensa sempre che magari perché il pezzo è più leggero vuol dire che sia più facile eseguirlo, non è così. Nel senso che proprio quando devi fare una cosa mirata, cioè che non è semplicemente io getto la canzone perché di getto mi vengono queste parole, poi ovviamente c'è l'arrangiamento, la produzione e tutto quanto. Però quando vai a fare una cosa mirata, cioè ragazzi facciamo il pezzo per l'estate, è totalmente un'altra roba. Certo. Cioè, nel senso... Poi diciamo una cosa, non è come il cantante neomelodico, no? La base della Roland sotto e lui sì. Che ci canta sopra, è una produzione di quelle infatti, di ottimo livello, devo dire. Infatti su questo deve intervenire... Abbiamo fatto 4 versioni con Marco, perché quando abbiamo discusso con Michele, che abbiamo buttato giù le idee, siamo arrivati a 3-4 fogli, in tante serate che ci siamo visti abbiamo raccolto idee su idee su idee, tanti pezzi di puzzle. Io dovevo mettere la colla, però sti pezzi di puzzle non combaciavano. A quel punto è scattato subito Marco, vecchia volpe, vecchia guardia dell'elettronica foggiana, mio collega amico nella vita e fratello, ci conosciamo da una vita, è una persona con cui ho sempre creduto e ho sempre lavorato con lui in team, e questa volta gli abbiamo messo di fronte un foglio con scritto tante idee, perché avevamo la testa che stava per scoppiare. Marco, abbiamo questo, quest'altro. Lui ha messo e li ha canalizzate e ha costruito tutto quanto l'idea. Raccontaci un po' come è stato il tuo lavoro. Niente, il mio lavoro è quello di creare musica elettronica. Creare da zero. A me non piace prendere i sample, io creo tutto da zero. Quindi quando Gianmarco, io non conoscevo neanche Michele, mi ha chiamato, mi ha detto si deve fare un pezzo EDM. Ok, ci sono io che lo faccio, però deve essere così, ti faccio sentire un po' l'idea. Ho detto va bene, fammi sentire qualcosa, ho detto ok, in 5 minuti già ce l'avevo in testa il pezzo. Poi ho aperto il PC, ho sceso giù la tastiera che avevo riposto, è un anno che non produco più, ho suonato 3-4 note, perché poi sono in questi pezzi conta, il pezzo deve essere essenziale, deve arrivare dritto al pubblico, certo. Cioè un pezzo semplice, qualcuno può dire vabbè ho suonato 3 note, ok, vabbè non sono un musicista, però mi diverto a suonare anch'io, ho fatto il drop che sarebbe la parte dove canta diciamo tra virgolette il professore, è la prima cosa che ho fatto, doveva funzionare per far ballare le persone, che poi probabilmente che ci sia è riuscito. Quello che rimane di più. Sì. Quello rimane di più, sì, poi la voce mi sono permesso di tagliare a pezzettini il, diciamo, si può dire, sì, il sì, ca... Il ca... Sì, il cavolo, mi sono permesso il ca... di... No,
Vabbè, il cazzo, diciamo. Si può dire. Yeah. Allora aspettate, vediamo un attimo, un piccolo momento, l'avevamo trovato, quello del pomeriggio, come diceva Giant, passato sì, lì a fare... questa è una chicca solo per te, solo per Casa Convi, in anteprima, non è ancora pubblicata. Mondiale, questa esatto, qui. Questa è una sì, chicca, ce l'abbiamo vero, solo l'abbiamo noi. L'abbiamo ancora pubblicata. Vediamo. Esatto. Professore, sei pronto a registrare? Sì. Sei pronto? Stai per rappare per la prima volta nella tua vita. Come ti senti, professore? Mi sento un bingone fuori dall'acqua. Ecco, perfetto. Questo è Video Diary, uscirai su internet. Video con Diary, video. Addirittura. Esatto, è il Video Diary. Vamos, muchacho. Ok. Vai allora, su con la salsa! Facciamo un po', facciamo un po' di prove. Eccolo qua, insomma. Cioè, vabbè, lui rende sempre bene l'idea. Oggi si è messo anche la camicia da giornalista, diciamo così. Grazie. Senti, dato che oggi è San Luigi, ho avuto questo regalo da un nostro grandissimo amico mio e di Michele. Sì. Lo posso salutare? Sì. Come no? Grande Maurizio Stritto! Tra l'altro è anche uno degli sponsor del video. Bene, lo salutiamo anche noi. Uno degli sponsor del bravo video. Grazie, bravo. Perché oggi è l'onomastico del professore. Me lo dimenticavo. Questi qua non si sono ricordati niente, ma questi sono atei, atei. Io li volevo portare a cena, ma visto che non mi hanno portato nulla. Sì, sono deteinati. Sono no, 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 guarda deteinati, sono vegani. Sono vegani, ancora peggio. Ancora... Ma come, prof, l'avevamo fatto apposta proprio di portare in trasmissione oggi, Roveri. Il regalo e dove sta sto regalo? No, la conosciamo da San Severo, la conosciamo da San Severo. Vabbè, vabbè. Allora, adesso andiamo un attimo in pausa, dopo vedremo un po' di fotogrammi, un po' di immagini del making of, si dice, no? Sì. Del video, e ce ne saranno delle belle. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. I biscotti di Leo ti conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma Leo la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Fatti in casa di Leo. Bontà senza olio di palma. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero del Convi Magazine, offerte fresche, fresche, freschissime. E inoltre in questo numero parleremo di nutrizione, la cellulite, un incubo per l'estate, spazio cucina, spuntino in vacanza, ecco i panini alla pizza, lifestyle, creme solari, utilissimi per la pelle, ma alcune sono dannose per l'ambiente. E in più arte, musica, eventi, festival e sagre. Per i nostri amici animali, i pericoli nascosti negli acquari. Tutto questo ed altro ancora, solo nel nuovo numero del Convi Magazine. È arrivato il caldo estivo? Niente paura!
Dal 14 al 27 giugno, in tutti i supermercati Combi, offerte fresche fresche! 500 grammi di pasta granoro formati normali a 39 centesimi! Passata di pomodoro granoro a 49 centesimi con Fidelity Card Combi! Olio extravergine d'oliva classico De Santis a 3,99 euro al litro! 3 scatolette più una di tonno Rio Mare all'olio d'oliva a 5,79 euro con Fidelity Card Combi. 4 pacchi di caffè Lavazza crema e gusto classico da 250 grammi a 6,99 euro. Acqua Cutolo Rio Nero effervescente naturale da 6 bottiglie a 1,02 euro. Tè Vera Bel Tè da 1,5 litri al limone o alla pesca a 59 centesimi con Fidelity Card Combi. Grana Padano DOP stagionato 18 mesi a 79 centesimi letto. Yogurt Granarolo alta qualità in confezione da 2 vasetti a 59 centesimi. 4 gelati Maxibon Motta classico a 1,98 euro. Un chilo e mezzo di gelato Motta a vari gusti a 3,49 euro con Fidelity Card Combi. Dixan lavatrice 21 lavaggi, classico o alla lavanda, a 2,59 euro con Fidelity Card Combi. Combi, la convenienza in evidenza! Vai, è il tuo momento. È il mio momento. Non lo sapevi, però. Ciao, siamo ritornati. Ciao, siamo tornati qui con Michele, il professore, e la produzione del nuovo video di Michele Bonfitto, Sesso, Soldi, Social. Basta. È ufficiale. Con me abbiamo scelto, io e Michele, durante la pausa, Cristina, devi andare al mare, devi andare al Lido Nettuno, a Sifondo, resta. Vabbè, però la salutiamo, però. Ciao, Cristina. Ciao, Cristina. Resta al mare. Oh, sa parlare. Vabbè, basta. Non esageriamo. Non esageriamo. Allora, vediamo un po' di immagini del video. Ecco, alcune estrapolate dal video, alcune nel promo che abbiamo preso, ci siamo fregati dalla pagina Facebook di Michele. Ecco qua, cioè, le stiamo mettendo a cavolo. Questa è la Greta Garbo del tavoliere, come Sara Mary Peris. Oh, ragazzi! Ecco, che voi non vi siete. No, ma voi ve ne siete accorti, ma forse il pubblico. Che stava dormendo. E qui no, ha dato praticamente una gomitata alla ragazza sotto, le ha fatto cadere il cappello. Non so se ve ne siete accorti. No, veramente. Sapevo che stavano preparando una scenetta, in realtà. No, invece l'ha fatto veramente cadere. Infatti, poi se guardate il video, è proprio così. Dopo, magari, se Gianni ci mette il video, è proprio così. Lei che annuncia questa uscita del video di Michele in anteprima, e questo dimostra ancora di più che Sara, cioè, proprio vive in un mondo suo, perché l'aveva fatto uscire. No, Sara, ti vogliamo bene, ci manchi anche tu, cioè tutti tranne Cristina ci mancano. No, Cristina, ci manchi anche tu, vabbè, ecco qua, questo fotogramma. Questo è preso dalla diretta che abbiamo fatto, la diretta di lancio dal bar. Che abbiamo fatto il giorno prima. Oh, sì. Com'è stato trasformare il bar in una discoteca? Il mio bar è un palcoscenico aperto. È vero, no? Si può fare di tutto. Ma ci avete messo veramente le luci? Sì. Cioè non erano effetti di post-produzione? No, c'erano le luci da discoteca vere, sì. Fantastico. Oh, allora, nel tuo bar sono già venuti, l'hanno già visto ovviamente il video, ti hanno già dato qualche riscontro? Sono rimasti a bocca aperta, si dice a Foggia con la bocca aperta, perché nessuno si sarebbe mai aspettato di questo risultato. Cioè hanno preso tutto di tutti pensavano fosse una cosa tanto una bella. Baggianata, una cosa così. E adesso sono rimasto con tante di palmo di naso. Cioè. E sai che l'invidia ce n'è tanta, eh? È vero. Avete il tuo sangue! Ecco lo giusto, il messaggio sempre fantastico. Allora, no, ma com'è stato girare si è portato un video... pure. Certo, sì, no, io mi... Girare un video in un posto con più patate di una piantagione di giapponeta. A me mi piacciono assai le patate. Sì, no, sì, si è capito, sì. Sì, insomma, un gustario
come te, perché ho visto che nei commenti di Facebook è stato fatto ampiamente notare. È stato il professore che ha fatto casting in realtà. Sì, sì. Ah, ecco. È stato anche il professore che faceva casting insieme con Antonio Bratti, che salutiamo. Sì, a proposito, quindi è il regista Antonio Bratti, cioè che si è fatto nel ma tu lo sai anche l'altra roba assurda, lui per consegnarci il video in tempo è stato una notte in bianco. Cioè lui mi ha mandato il messaggio. Cioè una notte in cui non ha... Ah, una notte in... che non ha dormito. Non ha dormito. Cioè mi ha mandato il messaggio, ti giuro, la mattina l'ho trovato alle 6:05 con il link di WeTransfer, ti ho passato l'export definitivo del video alle 6:05. Fantastico. No, no, è grandissimo. Orari in cui Bratti. Soltanto io faccio cazzatoni alla gente. Salutiamolo, un grande abbraccio e un applauso a Antonio Bratti. Cazzatoni! No, ma quindi voi stai dicendo che lei è passata da te per il casting? Io l'ho castigata. Cioè, com'è stato essere castigata dal professore? Oh, ma che stiamo dicendo? Che facciamo tra poco, te? Tra poco ci fanno chiudere. Perché? No, no, così. Quando uno va dal professore e viene interrogato, viene castigato o non viene castigato? Ah, intendevo. Cioè, su cosa l'ha interrogata? Siete voi che siete maligni. Su cosa l'ha interrogata? Sull'intercapedine perpendicolare. Ah, ecco, E lei ha risposto, certo, naturalmente. Sì. Ecco, eccolo qua quest'altro protagonista indiscusso che ovviamente con chi si è fatto le foto. Beh, lei sta sempre, cioè avete notato? Lei sta in tutte le foto, in tutti i frame. Ecco. Lui in realtà è venuto soltanto perché gli hanno detto è pieno di femmine. Sì, se no muovere. Esatto. Oh, è stata una bella collaborazione ed è una bella collaborazione perché insomma vedo che non è la prima volta che fate qualcosa insieme col maestro inglese. Come tra l'altro, in realtà bisogna dire, a parte gli scherzi, che comunque, cioè, secondo me, a prescindere poi se il video sia piaciuto o non sia piaciuto, tutto quello che poi... obiettivamente era creato per fare polemica, cioè nel senso, perché anche quando noi ieri ci confrontavamo dice vedi però quello c'ha scritto però è trash così, ma alla fine è normale che il prodotto fosse mirato a fare polemica, infatti fino ad adesso questa cosa ci sta dando ragione, infatti. Scusate, posso dire una cosa? Abbiamo toccato... trash, io sarei contento. No, ma perché era mirato per quello, cioè nel senso, di certo non è che ci aspettiamo che ci vengano a dire siete i nuovi Fabrizio De André la PFM, cioè nel senso è normale che è stato creato per un motivo, ovvero al di là del divertimento, fare polemica, perché si sa, infatti i numeri ci stanno dando ragione. Allora, il trash è quello del che fanno come si chiamano, i prediciottesimi, quello è il trash. Questo è un trash ironico, no, di protesta. È un trash, insomma, oltre che ironico, studiato. Anche assolutamente. Poi, dicevo, a proposito della collaborazione con il prof, col maestro inglese, insomma, con tutte le ragazze. Certo. Cioè, abbiamo dimostrato, una cosa lo posso dire, che a Foggia si può anche collaborare. Ed è una grande cosa. Cioè, nel senso, non solo ci si fa la guerra. Ci volevano i San Severini, sì. No, quello sì, però dico, a Foggia si può anche collaborare. Cioè, non si fa solo guerra, che esce il video di quello e tutti dicono che è schifo, esce il video di quell'altro e tutti dicono che è schifo. È vero. Cioè, abbiamo dimostrato che prendendo, cioè, più persone e mettendole insieme può uscire una cosa, insomma, divertente, fatta bene, ci si diverte. Soprattutto, ribadisco che per essere degli emergenti, meno di 24 ore aver superato già le 6.000 visualizzazioni significa senza averli comprati, senza averle comprate, non faccio nomi perché tra l'altro c'è una citazione nel pezzo riferita a una persona lui sa, cioè non c'è bisogno, non mangi al Mac e poi fai footing, compri le views come i voti di Putin. Ah, ecco. Sa, è una persona in particolare, vabbè, lui sa, ciao, ciao. Adesso no, voi state avendo un po' lo stesso successo che aveva avuto tanti anni fa Piotta. Erpiotta, vi ricordate? Sì. Quando tra l'altro c'è Super Capone, mi segue su Instagram, lo sai? Mi segue su Instagram. Ti segue su Instagram? Piotta, Tommaso mi segue su Instagram. Oh, anche loro fecero Super Capone, tutti quelli che non capiscono niente, dice, questo è un cantante Capone, invece anche lì era una sorta di ironia nei confronti dei veri coatti che si trovavano a Roma. Ma anche la nostra... Sì. Ma anche la nostra lo è, infatti se senti la seconda strofa, mo contestualizziamo un attimo il testo. Sì. Anche il testo che è del professore, no? Cioè nel senso, ho preso la sua, quella che è parte della sua vita e l'ho trasportata in quella cosa. Cioè lui è fan di Totò. Parte con una citazione di Totò, no? Lui è fan di Totò, infatti è tappezzato il bar ovviamente del grande Totò. E ovviamente ho iniziato, signori, si nasce o lo nacque, ho più donne di Gianluca Vacchi, perché comunque si sa, il professore... Il professore, insomma, è un noto playboy. All'epoca, all'epoca. È un noto playboy. Manca adesso! Manca adesso!
Just the moment. Just the moment. Ma anche adesso. Ancora adesso è un noto playboy. Stasera mi devo ritirare a casa. Appunto, non può dire, non può non dire può che parlare. In realtà è il nuovo Roberto Malone, ma non no, ti può però, però appunto ho detto. No, a parte. Roberto Malone ci segue. Vedi. State attenti quando vi segue Roberto Malone, non vi fermate, cioè. No, anche no, no, è che si perde. C'è anche il fatto, sono Gigi Dag del caffè, perché parecchie persone già sui suoi vecchi video gli scrissero: somiglia a sei Gigi Dag della Capitanata. Allora, infatti, c'è una un'immagine dove ci sta là, sulla console le tazzine del caffè proprio sui dischi del DJ. Quindi mi è piaciuto giocare su. No, ma è bella la tenuta, no? Io il cappello, quello della Marina, con le collane, l'ho sempre portato. Sì, 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 sì. Che poi è nato questo fatto qua. E qualcuno dice: ma avete copiato, avete preso l'immagine? Ma assolutamente no, perché è assolutamente provato che il look del professore viene prima di quello di Gigi Dag. Quindi perciò è Gigi Dag che ha copiato il professore. Quindi io lo citerei. Tra l'altro, a parte appunto dicevo il fatto del testo, il fatto che è un'ironia sulle hit estive, cioè alla fine noi abbiamo fatto un'hit estiva sfottendo le hit estive, visto quando dico, aspetta, vivendo a me stesso alla hit estiva, basta sputare vocaboli a caso, contigo, conmigo, mea culpa, pro raso, nel senso, ci ho messo tre citazioni spagnole, perché ormai si sa, le hit estive sono quasi tutte spagnole, ho detto, vabbè, alla fine per fare la hit estiva che ci butti? Due o tre fatti spagnoli, parole a caso, per un fare po' di reggaeton, pro raso, esatto. Pro raso, capì, perché era una, no, perché non è diciamo proprio, perché lei è una fan di Despacito. Quanti, vero? No, fan no. No, però lo ascolti. Ascolto ogni genere. Ti caccerei, ma non riesco. Ah, tra l'altro, volevo dire, è l'unica persona che è stata microfonata personalmente, non diciamo cosa, perché solitamente dicono a Cristina, te prendi un microfono. Ti microfono? Vabbè, lasciamo perdere qua. Allora, eccoli qua, il professore, il maestro e il nostro fantastico Michele, in versione quando abbiamo Tunes. Quando abbiamo sì, perché anche quella è una citazione anni 90, certo. La canotta è quella di Bugs Bunny nel film Space Jam, infatti. No, ma a parte che quando non abbiamo mai pubblicato questa foto hanno scritto sotto: quanta epicità in una sola foto. ma è vero. Ma infatti parecchie persone mi hanno, ti hai visto quando, ah no, stavo dicendo, hai visto, tu non ci stavi, la sera che stavamo a Piazza Mercato, che mi hanno fermato, hanno detto, tu mi devi spiegare una cosa, come hai fatto a unire il professore Donato Inglese nello stesso video. È vero. E infatti ho risposto quello che ho detto prima, ho detto, ragazzi, cioè, a Foggia si può anche essere amici, cioè nel senso, non si deve per forza ammazzare per fare qualcosa. Ma a prescindere da questione di amicizia, eccetera, questa volta abbiamo dimostrato di fare squadra, anche perché comunque c'era un fattore unico e comune per tutti. Il maestro inglese è maestro di musica, il maestro inglese apprezza la musica fatta bene. Certo. Quindi avevamo tanto in comune su questo aspetto, questo profilo. Per carità, noi conosciamo il personaggio mediatico tramite però YouTube, lui è un grande musicista. Però è un grande musicista, perciò quando abbiamo fatto vedere l'idea a Michele, gli ha descritto l'idea, è normale, ha accettato subito, ha detto, ma guarda, sono felicissimo, ci sentiamo presto. E poi infatti è stato ospite delle quattro puntate della matricola professore, che sì, abbiamo... Sì, sono state fatte qui in prima serata, sì, infatti la puntata finale, giusto. Tra l'altro questo filone dell'ironia che insomma sta andando veramente forte è molto importante. In questo momento quasi tutte le produzioni sono tristi, diciamo anche esatto. Questa cosa. L'ironia invece è quella che fa andare avanti. Andiamo avanti invece noi con le fotografie, ecco qua, vai. Ecco qua ancora un paio di che stiamo vedendo? Ma adesso a sto punto, visto che scorreremo le varie foto, ringraziamo tutte le comparse. Sì, questa di è esatto. Lei è Giulia De Pellegrino, un'altra ragazza, insomma, che ha partecipato molto volentieri. Le scegli tutte per l'intelligenza? No, sì. Allora, no, lei no, è già intelligente di suo, sì. No, allora, vabbè, no, io Giulia non la conoscevo, devo dire la verità, nel senso, perché amicizia in comune con Antonio, il regista, eccetera, ha detto, senti, c'è questa ragazza, vorrebbe partecipare, eccetera, ok, vabbè. Cioè tu hai detto ok, va bene, ho detto fammi vedere la foto, poi hai detto ok, va bene. Fammi vedere la foto. Posso dire una cosa io adesso, perché è stata scelta la signorina? Perché? Perché ha il dente del giudizio storto a destra. Sì, è vero, ho notato subito questo particolare. Io quando vedo questo dente del giudizio impazzisco. Sì, assolutamente. Ma no, comunque se riusciamo, se salto qualcuno mi
mi date una mano a ringraziare tutti, perché veramente i credits erano chilometrici, perché appunto c'è stata una grande collaborazione. Ecco, quelli, questa è stata una grande anticipazione. Quelli di prima. Ritorniamo indietro. Quelli di prima. Ma perché è saltato? Ok. Questa è stata una grande anticipazione. No, perché si sono poi incontrati realmente, ma voi li avevate filmati prima. Sì, noi li abbiamo fatti sposare prima. Ricordiamo i tempi. Noi abbiamo fatto incontrare Trump e Kim Jong-un prima che si incontrassero nella realtà, diciamo. Ecco, e Buzzicone anche finto, diciamo. Sì, ma l'abbiamo presi apposta, è normale. Cioè, chi sono loro due? Vabbè, Alessio Bux e Fabio Buono, che sono due tra i miei migliori amici in assoluto. Perché ovviamente chi avrebbe fatto una... Posso dire una puttanata del genere? Ma no, non dire due così. Grandi ragazzi, due amici dai. Fatto... persone normali. No, due grandi ragazzi e due grandi amici. Vero? No, assolutamente. Quindi naturalmente, cioè io da loro non gliel'ho neanche chiesto. Sono andato una sera e ho fatto, senti, tu fai Trump, tu fai Kim Jong-un. Cioè ormai loro si fanno trasportare dalla follia delle cose, insomma. Andiamo avanti. E dopo infatti li vediamo senza maschera. Eccoli, ora sono senza... Svelati. Rimettete le maschere, per questo, per piacere. Ecco, vabbè, li abbiamo già conosciuti. Sono due bei ragazzi, dai. Sì, due bei ragazzi. Andiamo avanti. Oh! E non vedevamo l'ora. Insomma, raccontaci un pochino. Tu stavi mettendo la mano e lei te la stava togliendo. No. Cioè, notate? Non è stato quello. Vabbè. Secondo me è così. Guardate bene la foto. Hai ragione, Piero. Il fotogramma, sì. Vabbè. Com'è stata questa cosa, questo tentativo di violenza? Non c'è stato nessun tentativo di violenza, Michele mi stava semplicemente abbracciando. Sì, vabbè. Dopo il video, fidanzata, stava tutto questa... Sei fidanzata? No, lui sì, quindi... No, vabbè. Michele, va bene, andiamo avanti, va che è meglio. Ma perché dobbiamo descrivere sempre la mia figura come un... Appunto. Oh, questi chi sono? A parte della crew, sono ragazzi tutti di Torre Maggiore, anche loro sono, vabbè... Parto da destra o da sinistra, come preferisci? Da sinistra. Maria Trematore, Iride Diomedes, io, Alessandro Russi, che era il ragazzo che dormiva durante il matrimonio, notato. E Arianna De Santis. Bene, anche loro sono venuti a Foggia, perché l'avete girato a Foggia. No, questa scena qui a Torre Maggiore, la scena della strada, poi le risate. Cioè, siamo andati in una strada dove comunemente si appartavano. Le macchine tu ovviamente che... conoscevi. No, aspetta, io che ovviamente conoscevo, sì. No, vabbè, comunque siamo andati lì perché venivano le macchine che volevano, vedevano che stavano videocamere, gente, facevano così. E poi retro front e tornavano indietro. Però c'è stato una coppia che devo dire, non so chi siate, stimo, caparbi sono stati, nonostante le riprese eccetera, si sono appartati lo stesso. Avevano proprio una grande... capito, nel senso, io ho detto, ragazzi, ma questi si sono fermati lo stesso, cioè proprio che non ce ne frega niente che stanno riprendendo, che stanno 40 persone, niente. Ma infatti stavo andando io lì a portare le liberatorie, guarda. Le liberatorie, cioè se vuoi uscire nelle riprese, già che ci siamo. Infatti, andiamo avanti. Oh, non ce n'è una brutta. Allora, invece... è la più piccolina. Del piccolina, sì. Fa una tenerezza proprio. Sì, lì è Sonia Serafino. È un'altra amica nostra abbastanza fuori di melone, che esce sempre con noi. Ma amica nostra sere. Significa che anche lei esce nella... Cioè anche sì, tu, sì, sì, io anche faccio lei, parte della crew. Mancante. Ma tu. Più di uno, secondo me, no, per stare con loro. Sì. Un amico di Michele normale, quindi... Cioè, guarda là. penso un po'. Quello è il più grande, lo zio, cioè... No, sì, ma il bello è che pure foto, diciamo, aspetta, prima di andare avanti questo aneddoto del professore. Cioè, quando siamo andati là, che a un certo punto lui è stato, ovviamente si sono stancate prima le ragazze di 20 anni che non lui. Ovviamente. Cioè, lui continuava a saltare, dopo 3 ore di riprese continuava a saltare. Perché lui beve il caffè buono. No, alla fine che cosa ha detto? Mi ha guardato, ha fatto. Ma chi me la dice a me a 60 anni a prissa voi, 20 anni a fastidio. Cioè, della serie, dopo si è reso conto di questo. Oh no, ma proprio adesso, ma a casa che cosa dicono di questo video? I tuoi figli che hanno detto? Non si esprimono. non si esprimono. Solo mia figlia mi ha mandato un bel commento. Non si può dire? Come ballo vecchio. Ma invece è bello, ma magari ci arrivassi io all'età tua così. Oh, andiamo avanti. Eccoli qua, questi?
Questi faccio presentare a Giant perché allora, fanno parte della squadra dei ragazzacci di San Severo. Fanno parte del team Fiat Machine Studio di San Severo, la squadra nostra. Allora, a sinistra abbiamo Alberto Bogola, batterista, Michele, e a destra Gianni D'Aloia, Giovanni D'Aloia, bassista, già fermato a San Severo suonando con parecchi gruppi, tra cui anche Culto di Nicchia, ultimamente, che so che stanno anche completando il loro CD e spero che arrivi a presto, perché... A proposito di produzioni, che stai facendo tu adesso, a parte Michele? Allora, diciamo, news per il futuro ci sta, lo spettacolo di il 12 luglio con Donato Inglese, in cui andremo a fare una registrazione live dello spettacolo, poi ovviamente backliner dietro Michele per quanto riguarda gli spettacoli estivi, perché comunque mi metto sempre a disposizione anche per quanto riguarda le live act. Marco sta anche preparando qualcosa per quanto riguarda quest'estate. Cosa Marco? Non si può dire. Non si può dire. Stanno sempre sull'elettronica. Musica, allora, in studio e anche live, ovviamente, perché comunque siamo nella calda stagione, ovviamente si comincia con live. Poi chi mi conosce sa che sono impegnato parecchie ore sul fronte di YouTube, quindi con il canale mio YouTube di Frequence, dove ci saranno altri speciali per l'estate. Tra cui voglio lasciare anche una chicca, avremo un'intervista mai concessa da parte di Livio Argentini, che è il fondatore dell'Arrel Audio, è un vecchietto di 80 anni, ingegnere elettronico, che costruisce macchine per dispositivi audio da almeno 60 anni. Fantastico! E sono 60 anni che va controcorrente, ha lavorato con Rai, con la RCA, cioè quindi ha fatto la storia in Italia. Quando le apparecchiature ancora non c'erano, lui le aveva costruite. Ed è stata una cosa molto interessante. Quando la vedremo? Questa credo che nel giro di una ventina di giorni circa, perché abbiamo avuto ho l'onore di avere l'introduzione da parte di Marco Re, che è il rettore del Dipartimento di Elettronica dell'Università di Tor Vergata, che fantastico, fa introduzione alla mia intervista. Complimenti, nel frattempo se sentite un rumore, la macchinetta, la protesi del professore, che cioè, non si poteva dire, è il Viagra elettronico del professore, no? Spegnilo! No, non ti preoccupare, non tiriamo, sto scherzando, che quello tiene la mazza in mano e fa paura. Questo è il mio lascia passare. Infatti, qua passi sempre. No. Chi sono, Michele? Altra parte della squadra, tutti i ragazzi fra San Severo e Torre Maggiore. Da sinistra, vabbè, Paola Gentilotti, Michela Zibritova, io, Anna Maria Dragonetti e Leonardo Derrico. Bene, anche loro, insomma, la crew, no? Sì. Andiamo avanti. Oh, adesso facciamo descrivere a lei. Dai, allora, descrivici chi sono. Se li conosci. Marco Vocale e Gian. Yes. Sì. I due produttori del video. Come è stato lavorare con loro? Cioè, io li ho conosciuti sul set ed è stato divertentissimo. Sono due persone simpaticissime, davvero. Ma che bello, ma fantastico. sono nate tante amicizie, questa è una cosa bella. Sì, questo diciamo, è davvero bello. Tutti amici a lei, ma volevo vedere se non c'è. andiamo avanti. Oh, a proposito di te, a proposito di Sara, eccola qua. Questa allora, non te la devo presentare, vabbè, Sara naturalmente si sa che insomma è una delle mie amicizie più longeve. Sì, cioè, diciamo questa cosa, sono 10 anni che ci conosciamo con Sara, naturalmente. La cosa più bella, ho detto, datevi, vieni per forza a fare il video, dai. Sì, no, la cosa più bella la raccontiamo. Sono 10 anni che la conosce e non ci ha ancora provato. Questa è una cosa fantastica di Michele. È la prima volta. No, non ci ho provato. Cioè, è perciò ti dico, è una cosa fantastica. Sara, altro aneddoto, arrivata al giorno delle riprese ha detto non voglio più fare niente, vero, no? Non è che ha detto non voglio più fare niente, non voleva uscire in costume. Ecco, non voleva, e non è uscita infatti. No, non è uscita in costume, le ho fatto fare un'altra parte, ho improvvisato questa cosa. No, che poi posso fare anche una piccola parentesi su questa cosa, cioè... Poi c'è certi commenti di quelli in costume, cioè prima cosa sembra che non hanno mai visto una figlia in vita loro, bella donna, una bella donna, ragazza. Sì, intendo, sì, ho usato una sinedo, che come diceva sì. Zalone. La parte per il tutto, sì. Esatto, perché sì, come dire, arrivano le vele, arrivano le navi, esatto. Perché dice la parte più importante della... vabbè, comunque, sì. Allora, si vede che abbiamo fatto il liceo scientifico. Sicuramente abbiamo fatto un bellissimo casting con tante bellissime ragazze. No, ma a parte quello, il fatto che sembra che non abbiano mai visto... Ma perché, che cosa dicono? Ma poi anche... No, ma poi anche un altro... Vabbè, io ho detto già che fra qualche giorno farò un video dove
leggerò le 3-4 critiche principali e risponderò magari con il professore, così almeno esce anche più d'impatto, no? A parte questo, cioè, alla fine, scusami, uno quando va al mare, cioè al mare andate col burka. No, vabbè, ma... Cioè, nel senso... Le devi sentire, cioè, sempre. Sta una, allora, abbiamo simulato un video estivo, una festa in piscina, cioè una piscina che va col bacco. Capito? Cioè, nel senso... Sembra poi vanno al mare, è normale, cioè sembra che perché quella cosa la contestualizzi da una festa in piscina, una festa perché al mare, non sono la sposti in un videoclip tutte belle in un, sì, in un ma momento. In un videoclip e musicale sembra che chissà che cosa abbiamo fatto, non, certo, ci siamo inventati niente, nel senso, sono 20 anni che fanno i video così, è solo che vabbè, la... ma tu conta che c'è gente che dice che noi li copiamo, cioè, no, ma poi ma... questo è un talk show che fanno tutti, ma sai cos'è il discorso, è che, cioè, si è sempre, poi si deve parlare del discorso di mentalità, cioè in America video così sono all'ordine del giorno. Vero. Sono abituati a pensare in un altro tipo di mentalità. Qua non solo siamo in Italia, siamo pure al sud, bisogna dire. È normale che poi alla fine non ha manco scandalizzato più di tanto. Cioè io ho visto, ti giuro veramente, maestre delle elementari, anche che sono state ospite qui, che hanno condiviso il video, sì, divertentissimo. Cioè, quindi non è che mi sembra che cosa, abbiamo fatto una roba proprio fuori. Dovrebbe fare scandalo, io non ho ancora capito. No, cosa è tutto in Italia. Tutto in Italia gira un po' sulla critica, gira un po' sul fenomeno hater, che è questa parola che approda in Italia da appena comincia a fomentare anche un po' la situazione di YouTube, sì, che è cresciuta in maniera esponenziale sul panorama italiano. Gianluca Vacchi lo conosciamo tutti, cioè, preso di mira in una maniera abbastanza pesante, anche lui con i suoi party che fa, le sue feste in barca eccetera. Probabilmente sono invidiosi perché esatto, molta è anche l'invidia. Sul lato artistico noi potremmo commentare sul punto di vista musicale proprio con gli occhi chiusi e assolutamente non guardando tutto quello che immagino, tutto quello che video. Però purtroppo in Italia c'è questo fenomeno qua che è subito, ok, è messo con una bella ragazza, ok, ti sto a criticare, invidia, ma di cosa in realtà? Noi stiamo lavorando, questa cosa qua è una premessa. Ma infatti premessa, tra l'altro devo dire, c'è lei come testimone, come c'è stato appunto, stiamo vedendo la foto, Serena l'altra volta abbiamo avuto ospite qui, no? Cioè la prima cosa che ha detto, e mi ha fatto piacere, che ha detto, ci tenevo a dire che sul set, a differenza di altre persone che mi hanno chiamato a fare comparse, lo disse proprio qua, detto, tu sei stato molto professionale, tutti molto professionisti. Diciamo anche questa cosa, il fatto che lei per esempio sia una bella donna non autorizza nessuno a pensare che, siccome in quel momento sta in costume, è una donna particolarmente... Beh, allora te l'ho detto, allora quando andiamo al mare a sfondo ci dovremmo provare con 1500 ragazze là in mezzo alla spiaggia. Ragazzi, compreso lui. Sei stato anche tu ospite sul set. Assolutamente. Come comparsa in questo video, hai interpretato il tuo ruolo da giornalista che ha introdotto un pochettino tutto. Sì. E tu stesso puoi assolutamente documentare del tempo che era stretto. Avevamo quel pomeriggio a disposizione, dovevamo rientrare in tutte quelle ore. Bisognava ripetere tante scene per avere tante inquadrature su tante angolazioni. Gioia, io penso che tutti quelli che fanno questi commenti sono dei frustrati e basta. Infatti. Perché cioè, non si può. E poi parliamoci chiaro, ma non per fare gli sboroni, eccetera. Cioè, nel senso, non penso che 1, 2, 3. No, tu hai scuso ovviamente. Dico, cioè, se volessimo provarci con una ragazza non abbiamo non bisogno. Non avete bisogno di fare un no, video. No, di dire vieni a fare la comparsa, cioè me la sbrigo per i fatti miei, cioè il lavoro è una cosa, poi quello che voglio fare è fuori. Altrimenti sto corteggiamento ci viene a costare 1.000 euro al giorno. sì, perché poi cioè, immagina tutte quelle ragazze a uno, portale a cena, fai così e devi vedere pure se alla fine quasi fa il voto. Cioè non conveniva. Non vale la pena, non vale assolutamente la pena. Serena Rinaldi. Eccola qui, l'abbiamo vista in trasmissione e ne abbiamo già ampiamente parlato, diciamo che anche le sue immagini sono state un bel vedere, perché no, ed è giusto che sia così, insomma, continuo a dire, loro è ovvio che hanno preso belle ragazze al loro gusto, poi voi prendetevi quello che volete voi. Oh, questa è la scena del bar, no? Questa è la scena del bar dove compare anche Antonio Bratti a sinistra, il primo a sinistra, videomaker, regista del video, se sono di social, vabbè, Giant si vede, io versione Gomorra anche, poi c'è a fianco c'è Silvia Conticelli che è stata un'altra comparsa e naturalmente il mitico il professore, sempre con la sua mazza da baseball in mano. Andiamo avanti.
Questa ecco, la, qui come prima, uguale. Sì, 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 sì. Bene, andiamo avanti. Consiglio, sì. Oh, il capitano! Questa il è capitano. Stata una grande, grande concessione. Infatti, a proposito di questo, voglio ringraziare innanzitutto Roberto Scirano, perché certo. ovviamente tutta la location che avete visto è l'ambassador Villa Altea Ricevimenti, certo. quindi cioè, come gli ho esposto il progetto e... Insomma, immediatamente dovete fare un ricevimento, andateci perché sono bravissimi. No, no, ma Roberto è stato tranquillo. La storia della ristorazione per ricevimenti iniziali passa dalla famiglia Scirano. La famiglia Scirano, e io ho vissuto tantissimi anni con la famiglia Scirano. T'avevano adottato? No, 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 ma veramente. Non, infatti dico un aneddoto bravissimo. Che ha detto Roberto, vabbè io gli ho spiegato il video eccetera, lui si ricordava di me tutta questa cosa, ho detto che nel video doveva esserci anche lui, ha fatto Gino lo conosco da sé e ha detto senti a me, ha detto vedi che Gino è sempre stato così, solo che prima non esisteva Facebook e quindi cioè prima era, passava in sordina la cosa, ha detto però adesso no, ha detto, però cioè, Gino è sempre stato così perché poi sta sempre grande amico di Roberto di vecchia data, quindi grande Roberto Scirano e tutto lo staff dell'ambasciata. E grande Cristian Agnelli. Cristian Agnelli, devo dire, la concessione innanzitutto ringrazio Lino Zingarelli, insomma, dello staff del Foggia Calcio, perché anche lui, cioè, sono cresciuto col figlio, mi conosceva, mi ha detto, guarda, posso dirlo apertamente, detto, non si potrebbe fare una cosa del genere, detto, però perché sei tu, perché comunque un video sulla foggianità, Cristian ti conosce, lo vuole fare, perché... E infatti lui si è messo a disposizione, umilissima come persona. No, cioè lui è arrivato lì, cioè Cristian è arrivato lì, si è fatto le foto con tutti, ha aspettato il suo turno, mi ha detto Michele che devo fare, così è stato proprio disponibilissimo fino alla fine. Cioè, una persona squisita, le abbiamo fatto una grandissima accoglienza perché se lo meritava. Ringraziamo tutto il coordinamento, tutto il coordinamento del Foggia Calcio. Sì, cioè, grazie di cuore per tutto. Andiamo avanti. Ecco Antonio Branti, regista sì. ormai parte della squadra che lui fisso, nel senso che ha già fatto la regia di tutti i miei video, tutte le foto. Si muoveva benissimo. Sì, lui gestisce la mia immagine, video foto, tutto quello che vedi sui social, tranne i selfie che mi faccio appena svegliato la mattina. Beh, è un dettaglio. È tutto merito di Antonio, come ha fatto già purché finisca bene, il promo del mio spettacolo Jukebox Umano, tutti i video, lo spot per una matricola dal professore, insomma, tutto quello che vedi passa da Antonio, insomma. Vero, o sei riuscito a trovare qualcun altro, qualche tuo cliente adesso? Cioè, clienti. Sono diventati clienti, ti sei fatti fare i capelli da... Marco sì, l'altro giorno. Marco sì? Sì. Scusami, che hai fatto a Marco? Purtroppo... No, Marco, vedi che Marco prima del video aveva il crestone... Ero come lui. Sì, poi sono passata io e ho tolto tutto. Hai fatto tabula rasa. Sì. No, io invece ho litigato con Jessica, infatti... L'ho lasciato a metà. Da tanti anni. Cioè aveva iniziato questa parte qui, poi esatto. Sono finiti i soldi, sai, della produzione, avevo lasciato la produzione a metà. Bene, il professor. Ci messa per fa. Ah, scusa, pensavo, pardon. Andiamo, ecco, questa è diciamo, una delle foto più che è piaciuta di più, diciamo così, perché... No, perché gli occhiali di Donato Inglese sono belli, cioè sono una bella marca. Raccontaci un pochino, ma che ti stava dicendo? Stava dicendo quando era brutto il matrimonio tra Trump. Cioè veramente diceva qualcosa. Cioè, no, davvero. Aveva gli occhiali da sole, però guardate dove vanno, dove vanno a finire gli occhi. No, ma davvero, cioè io sentivo, infatti dicevo, a un certo punto ho detto Donato, ti senti solo tu. Cioè, sì, perché urlava, Trump, una bella eccetera, luce. Faceva, ma che è sto matrimonio? È vero. Capito? Sentiva cioè, solo lui. A proposito, professore, no, vuoi raccontare l'aneddoto di quando dovevi fare la parte siamo qui riuniti? Allora, siamo qua riuniti, lui ti faccio io il ciak, ciak! Come non ti viene da ridere? Giusto. Viene da ridere. Vedere lui che fa ciak, insomma. No, Antonio faceva dammi il ciak per sincronizzare l'audio. E io facevo ciak. Facevo così e lui si metteva a ridere. No. Poi quando ho smesso di fare sto fatto con le mani, non riusciva, cioè non si ricordava Kim Jong-un. A un certo punto... Questi nomi strani. Cioè non si poteva chiamare Ciro.
Il peperino, il coreano, cioè il coreano, professore. Eh sì. Ma Ciuruzzo poteva andare bene anche in Corea, giustamente, hai ragione anche tu. Lei... Lera è un'amica veramente che non so, allora lavora in Spagna, adesso fa la biologa marina a Valencia, all'acquario di Valencia. Ci conosciamo anche con lei perché lei è una bassista punk di San Severo, ci conosciamo da quando io avevo 15 anni e lei pure perché è mia coetanea. A un certo punto mi ha contattato, oh Michele io sono per qualche giorno a San Severo eccetera, voglio partecipare al video perché poi è partita per la Spagna, quindi... in tempo ci siamo rivisti dopo non so quanti anni. Beh, è stato questo cameo anche della bioga marina, fantastico. Sì, andiamo avanti. Non ci facciamo mancare niente. Studio di registrazione, guardate, queste erano le 2 di notte, dico, no? No, erano le 6 del pomeriggio. Le 6 di pomeriggio presso i Fear Machine Studio San Severo. Adesso vediamo un pochettino cosa succede in backstage. Sì. Vero, bello, bello. Guardate, sembravo il killer del Circeo. Cioè, infatti, cioè, Piero commenta questa immagine. Izzo, è vero, sembravo Izzo, guardate gli occhi spiritati, perché io ero veramente contento. Cioè, io ho fatto. Sei identico. Sono identico a Izzo. Il killer Ciccio, mentre stai dicendo, no, ne ho spartate due. Vabbè, il mostro di Ferrazza. Io ho partecipato a 2 video nella mia vita, in uno facevo il deficiente e nel secondo. Cioè, no, però, dove c'era lui. No, nel primo video facevo il cuoco, faceva il deficiente con la pentola così di pasta e broccoli di 10 giorni prima, quindi sentivo la puzza di pasta e broccoli. No, però lì ok, diciamo, hai fatto fra virgolette quella parte, però diciamo la io cosa ho parlato, cioè. No, la cosa divertente di questo video è stato che ho detto ci serviva l'inviato e abbiamo preso, cioè non è che abbiamo preso un attore, abbiamo preso un giornalista vero, esatto, che fa quel mestiere per fare quella parte. Quindi verissimo, è stato verissimo. Simpatico. Quindi... Guardate la faccia di Michele in questo fotogramma. Era felicissimo il professore, ovviamente. Il professore era depresso qua. Che è successo, professore? Che stavi pensando? Depresso. Guarda, avevi la faccia depressa. No, stavo pensando a qualcos'altro. Là in mezzo, che cosa devi pensare? Basta. Andiamo avanti. Sono finite le Infinity Frame. Quindi possiamo vedere quel video di Making of. Ah no, tu non lo sai, Piero. No, non lo so, vediamo. L'abbiamo portato all'ultimo secondo, a tua insaputa. In anteprima. E vediamolo. In anteprima. Solo per casa con me. No, questa è la... Siamo in diretta dal bar del professore. Diretta dal bar, questa volta niente. Allora, scusatemi, siccome... la regia ha bisogno di un po' di tempo, raccontaci una barzelletta. No, non ne so, è una poesia. Neanche. Faccio un taglio di capelli in diretta. Random. Sì, ecco. Allora, ci siamo? Allora, facciamo puntate su di lei che sta diventando rossa più no. Di capelli. Allora, perdi tempo, dai. Perdo questo tempo. È un provino. No, perché succede, quindi se sai perdere perdi tempo, tempo. Essere... Allora, no, facciamo una color correction su Jessica. Sì. Basta allora, te. Primo piano su Jessica. Un po' più. Primo piano, Jessica. No, non il professor. Jessica. Ecco, ok. Niente. Arrivo in dritto. Cioè, una può essere Jessica. Quello è un uomo pelato. Io sono un altro uomo pelato. No, io proprio. C'è i capelli lunghi. Jessica. Primo piano su Jessica. È partito il video. Ma oggi calmi, ce la fa. Facciamo un primo piano su Jessica. Basta ora per punizione, Jessica non perde più. No, adesso annuncia il video. Annuncia il video in anteprima mondiale. Making of del video sesso soldi social. Ma preciso, va bene. E basta! Mettiti comodo, che è importante. Ma sei in piedi, tu. Tra e basta! Oh, lascia la pausa, eh. E basta, chi c'è mo? Urso è molto più avvantaggiato di te. Non so affronta. Siamo un po' troppo in fascia protetta. Massimo, no, voleva dire, era il giorno dei morti e quindi lui inneggiava coloro che erano defunti, no? Ah, giustamente. Sì. Ma voi sempre che mettete il dito nella piaga. Ecco, infatti, non mettete il dito. Appoggia. Quando una persona è dritta,
Come si dice? Non lo so. Oh, tattattini, quello è un pitemuto. Ah, no, è vero. Quindi si dice o no? Sì, è vero. Allora. Quindi mi stai dicendo che quello lì, perché sveliamo anche il fatto, cioè non so se tu l'avrai capito cosa voleva dire il professore, fai tran tran e basta? No. Non l'hai capito? No. Tran tran è una canzone di un noto rapper, no? Chiamandola rapper, non so, vabbè, è di un noto personaggio che si chiama Sfera e basta. Ah! E quindi lui dice fai tran tran e basta con lì, il, ah, ecco, alla fine, e basta chi... Non l'avevo capita. È come... No, quindi volevi dire che è bravo, cioè dicendo è basta, molto bravo, sì, molto bravo, cioè, fai tran tran e basta. E basta. Come quelli che gridano, criticano Cracco. No, no, io. Critichi Cracco e non sali la pasta. È vero. Fai tran tran e basta. Ma fantastico, fantastico. Oh no, avevo criticato l'altra volta, ci avevi chiamato perché avevamo criticato la pizza di Cracco, è vero, sono d'accordo. Oh, però non criticare Cracco, non criticare la pizza di Cracco è... sì, ma Cracco è... ci dobbiamo solo calare, non possiamo fare niente. Allora, calandoci, abbiamo finito la puntata e ci dispiace molto perché domani torna Crisi, perché il tempo è scaduto e quindi insomma dobbiamo salutare questo fior fiore di pubblico, grazie. Allora, Michele, vogliamo salutare i nostri ospiti? Allora, ringraziamo e salutiamo Jessica Solimando, Hairstylist, diciamo. È vero, se volete contattarla non vi diamo il numero, ecco, no, contattatemi su Facebook oppure contattate me, io vi giro il contatto. Non vabbè, il comunque su Facebook, esatto. Jessica Solimando. Su Facebook sì, se no c'è Instagram, je.hairstylist. Ah, è molto facile, il numero di telefono, vi tagliamo le mani. Esatto. Poi, il grande professore, mio zio, Luigi Capitaneo. Grazie. Mitico. Rapper emergente alla veneranda età di 63 anni. Il nuovo Caparezza. 64. Poi, Gianmarco Verrone, Giant, grandissimo. Il mio produttore personale che insomma continua a seguirmi, a seguire le mie follie dai Fiermaci Studio, insomma, quindi. E la ciliegina sulla torta. Il grande Marco Vocale, DJ e professore. Bravo. Marco è la ciliegina sulla torta. Anche lui, ragazzi, se volete una produzione a sto livello, naturalmente contattatelo con su Facebook, sui social, scrivendo Marco Vox, Fiermaci Studio, oppure rivolgetevi direttamente, come sempre, a me, vi girerò il contatto se avete difficoltà. Se volete una bella produzione di quelle toste elettroniche, sapete a chi rivolgervi. Certo. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato alla nostra impresa. Assolutamente, non abbiamo citato tutti. No, le comparse le abbiamo citate tutte. Le comparse tutte. Maurizio Street Off, Ambassador, i due sponsor, Roberto Scirano, i due sponsor della... Il capitano Cristiano Agnelli, abbiamo detto tutto? Sì. E visto Donato Inglese. Ah, il maestro Donato Inglese. Il maestro Donato Inglese. Allora, noi ci vediamo domani, non ci ricordiamo neanche oggi cosa ci sarà domani. Chi c'è domani come ospite? Tu sei la presentatrice, dai. Deve tornare Cristina per questo, mi dispiace. Perché devi dire questa cosa? No, stavamo tanto a lei. Ancora nello zucchero, vabbè. E allora, vuoi chiudere tu la trasmissione, Jessica? Saluto a tutto il pubblico di Teledaunia di Casa Con B e ci vediamo, vi vedete domani. E forza Foggia. Bravo. E come dice Agnelli, quando stiamo calmi, comunque sempre forza Foggia. Ole, ciao. Sarà sempre un successo. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza.
Questo programma è offerto da Antica Forneria Cancelle di Manfredonia, Azienda Agraria Fiore, Balconi, Petto di Pollo Nazionale Brunello, Mozzarella Fresca Cordisco, Fiscante Panificio in Casanova Monterotaro, Pepsi Cola, Mozzarelle Fresche La Gioiosa di Puglia, Prosciutto Cotto Parma Cotto, Zumosol Permuta Ananas Pernigotti, Tamma Preparato per Risotto Tutto Gelo,